Allora, presidente La Frocia, purtroppo quest'oggi è iniziata male, 4-1 a fine primo tempo con gli amici del Borgo di Matera. La squadra però l'ho vista poco reattiva, speriamo che il secondo tempo reagiscono un pochettino meglio. Buonasera, sì, purtroppo quest'oggi il fattore campo non è determinante come nelle altre partite. Per ora.
Per il momento, però, io posso dire che, anzi, ne sono convinto che il Castrum non ci deluderà e che in casa continueremo a comandare noi, per cui penso che sarà un bellissimo secondo tempo, si è visto anche negli ultimi istanti di gara del primo tempo, che la squadra, a parte l'iniziale, diciamo, confusione che ha avuto in campo, però si sta riprendendo, si è visto che abbiamo avuto un paio di occasioni per accorciare lo svantaggio, per cui sono convinto che nel secondo tempo incraneremo la marcia giusta e andremo a conquistare la vittoria. Probabilmente ci ha tagliato un po' le gambe il primo gol fatto dopo forse neanche un minuto, quello forse ha influito tantissimo sull'inizio della gara. Bah, sicuramente è un gol dopo pochi secondi dal fischio iniziale. Non è sicuramente d'aiuto all'esito, diciamo, alle sorti dell'incontro, però io penso che ci abbiamo messo tanto del nostro anche durante la partita, non è stato quello l'unico episodio. Ma ripeto, sono convinto che i nostri ragazzi non ci deluderanno e che in casa comandiamo noi. Allora speriamo che hanno una grande reazione, un grande cuore Castrum che abbiamo. Per il secondo tempo, sta iniziando la partita, andiamo a vedere il secondo tempo, l'aspetto a fine partita, Presidente. Va bene, sempre forza Castro. Okay, sempre. Allora, mister Pulì, a fine partita oggi purtroppo è andata male, abbiamo perso per 5-3,
cosa dire. Lascio a lei un po' la sintesi della partita. Abbiamo perso onestamente e meritatamente, io non trovo alibi. Oggi la squadra ha giocato male, le prime responsabilità me le prendo io, è normale, come allenatore me le prendo io. Purtroppo sono arrivato pure io oggi in ritardo, ma per motivi di un corso tecnico, e quindi la prima responsabilità è mia, che io non avevo la squadra nemmeno sotto mano, in quanto per queste esigenze hanno fatto il riscaldamento solo. Però questa è una prima cosa che è andata diversamente, quindi la prima responsabilità è mia, e quando si perde non si prende tutte le responsabilità. Purtroppo non eravamo in campo, abbiamo sbagliato completamente partita, può capitare. E purtroppo ci dobbiamo rimboccare le maniche, perché purtroppo è una sconfitta che pesa questa. È inutile che ci nascondiamo, cominciamo a prenderci le nostre responsabilità. È una partita completamente sbagliata. Loro la partita l'hanno meritata, però sinceramente se noi giocavamo come dovevamo giocare, un approccio diverso, sicuramente la partita la potevamo anche... eravamo in grado di poterla fare, però come abbiamo giocato abbiamo meritato in tutto e per tutto la sconfitta. Vabbè mister, è andata così oggi, dai, speriamo alla prossima. L'importante è proseguire un campionato sereno e più meritevole possibile, speriamo bene. Sì, sì, questo è indubbiamente. Purtroppo si può perdere una partita, si può perdere la prima partita che perdiamo in casa, però certamente se non abbiamo lo spirito giusto, compreso me, perché quando si perde perde prima l'allenatore, la società e tutti quanti, e poi il giocatore, una partita la perdiamo tutti. E purtroppo dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato tutti quanti, quindi ripeto, compreso me, se ho sbagliato qualcosa nella formazione, se ho sbagliato qualcosa, e dobbiamo riprenderci da questa brutta botta, perché la botta è pesante. Mister, io la ringrazio e ci vediamo alla prossima partita. Prego. Allora, qui da castrumbenelli.it vorrei fare tanti auguri al caporedattore Gianluca Conte, che oggi compie gli anni. Anche se non abbiamo potuto dedicare la vittoria a lui, tanti auguri Gianluca.